Fanciulli, buongiorno e buon sabato. Oggi dovrebbe essere sì, sabato 8 ottobre. Niente, io oggi vado a lavorare, però stamattina sto facendo le fatture, ho pagato le impapi, ho fatto un botto di roba, scusatemi. Ieri poi mi sono totalmente persa perché come sono tornata a casa ho iniziato proprio a ribaltare la casa, letteralmente. E quindi non è che mi sono messa a filmare più di tanto, insomma. Però niente. Io non so voi come facciate le fatture, ma comunque io mi sono fatta un sample cartaceo tra un buco a lavoro e l'altro. E poi io adesso ormai faccio la fatturazione elettronica, quindi piano piano trascrivo tutto. Ho pagato anche la prima tassa delle impapi della mia cassa previdenziale e sono partiti un po' di soldi, però vabbè. D'altronde, cioè, doveva accadere prima o poi. Infatti non so se pagarli tutti insieme o fare un poco alla volta, ma penso che farò poco alla volta, se no mi viene un infarto. E niente, quindi questo è quanto. Buongiorno, allora oggi è lunedì 10 ottobre. Niente, sto andando a lavoro. Oggi resto a Milano. Che esco tardi. Fanciulli, buongiorno. Allora, io sono già stata a lavoro la mattina, sono appena tornata a casa dai miei, mangio e poi vado a fare pomeriggio perché sapete che il lunedì e il martedì di sto mese qua di ottobre ho deciso di fare mattina pomeriggio, anche se in realtà domani, che è martedì, devo fare pomeriggio, ma alla fine non lo faccio più. Vabbè, cambio di programma. E comunque sia, prima di andare a pranzo, volevo farvi vedere che mia mamma stamattina ha ritirato un pacchettino della Dr. Jart, quindi lo apro un attimino con voi. Ok, vi lascio appoggiati qua così, eh. Ah, maschere. Jart mi ha girato delle maschere, mi ha inviato delle maschere. Allora, questa la conosco e mi piace tantissimo. Questa qui e anche questa. Queste due maschere qua le conosco. Le maschere super idratanti e mi piacciono tantissimo, soprattutto nel periodo invernale. Queste veramente sono super. Sono anche pure sottili da indossare, non danno fastidio, non sono pesanti e si sente subito proprio un'idratazione veramente che nel momento in cui la togliete si nota immediatamente, insomma. Quindi queste qua, però devo farvi vedere queste maschere qui, perché io queste non le conoscevo. Questa qua stringe i pori, da quello che ho capito, ed è purificante. Questa è nuova. So come la vorrei provare stasera. L'applicazione è sempre uguale, proprio la medesima, la si tiene 10-20 minuti. E poi anche questa qui, secondo me, anche questa non è malaccio, è nuova, è esfoliante. Questa, sì. Carino il pack così. Però questa, per esempio, è leggermente diversa. Devo leggermi per bene le istruzioni. Cenetta cucinata da me, strano ma vero. Piano. Buongiorno, allora io sto andando a lavoro, oggi è mercoledì 12 ottobre, mamma mia, sono un po' devastata, aiuto. E niente, questa settimana lavoro oggi, poi basta. Il giorno dopo sono andata a fare gli esami con mia mamma per la sua chemio e venerdì invece poi lei ha fatto la chemio, che in realtà ha dovuto ripetere gli esami per poi non farla perché aveva i globuli bianchi troppo bassi. Io nel frattempo sono partita a Bruxelles perché Beatrice, una mia cara amica, la mia cara amica di viaggi nomadi, mi ha regalato i biglietti per i miei 30 anni e quindi abbiamo fatto Bruxelles girata in 24 ore. Da qui in poi vedrete delle clip del nostro viaggio. Vi dico che nonostante la pioggia, nonostante il brutto tempo, nonostante l'attesa in aeroporto all'andata per arrivare al centro, perché abbiamo preso, vabbè, l'aereo. Abbiamo fatto una nottata in aeroporto a Orio al Serio e poi appunto abbiamo preso l'aereo per arrivare a Bruxelles. Una volta arrivati a Bruxelles però ovviamente dovevamo prendere un pullman per arrivare in centro e ci abbiamo messo 2 ore per prenderlo. Siamo arrivati poi alla stazione che appunto dove ci ha lasciato il pullman, ci siamo incamminate sotto la pioggia all'avventura e è stato bellissimo riscoprire queste viette, molto stile. Alcune viette veramente mi ricordavano tantissimo Parigi. E ci siamo imbattute al mercato delle pulci e poi abbiamo veramente girato tutto quello che potevamo girare a piedi.
Sfiga vuole che io sono anche caduta dalle scale, è stato tragicomico, sinceramente, però vabbè, nonostante tutto, oltre a quello ovviamente avevo pure pestato la cacca, cioè per il mai una gioia nella vita, però nonostante tutto ce la siamo goduta totalmente. Abbiamo camminato praticamente per 22 km, è stata veramente, cioè, una bella spacchinata, devo essere sincera. Un conto è farlo quando avevamo 20 anni, perché in passato io e Bea insieme abbiamo fatto una cosa del genere a Londra, però in realtà Londra la conoscevamo già come città entrambe perché c'eravamo già state. Invece a sto giro era la prima volta che appunto giravamo Bruxelles. In realtà si gira facilissimo, in 1 massimo 2 giorni comunque se la si vuole vedere con calma la si vede tutta. Noi in 24 ore siamo comunque riusciti a girarcela e a godercela proprio. A parte, vabbè, ci sono state delle ore veramente di pioggia, pioggia, pioggia devastanti. Io anche per quello che sono scivolata dalle scale perché avevo la mantellina su che mi copriva lo zaino. Però, nonostante tutto, ci siamo goduti i parchi che veramente meravigliosi e abbiamo visto tanto autunno, cioè tante foglie arancioni cadenti, cioè non era solamente il parco tipo come quello che c'è qua. In generale in Italia. Poi vabbè, siamo andati in due posti tipici dove abbiamo mangiato le polpette. Ci siamo imbattute in una laurea a Grand Place, cioè veramente. Mamma mia, è stato incredibile vedere queste lauree dal vivo dove tutti, chiunque veramente si fermava. E penso che questo sia stato il posto più bello, che io abbia, la piazza più bella che io veramente abbia mai visto in vita mia. Ovviamente poi nel pomeriggio ci siamo imbattute anche nel cioccolato, che ovviamente è famosissima per il cioccolato. Vabbè, abbiamo visto veramente di tutto e di più. Non possiamo lamentarci, nonostante tutto, nonostante la fatica. Ovviamente noi siamo partite il venerdì mattina prestissimo per poi appunto girarcela tutta, tornare in aeroporto per le 11 del venerdì stesso e il sabato mattina alle 6:30 abbiamo ripreso l'aereo per atterrare in Italia per le 8 circa, tipo una cosa del genere, e poi in sostanza per le 10 eravamo già a casa, cioè ognuno a casa propria, cioè io ero a casa dei miei e Bea era a casa sua ovviamente, però veramente ci volevano questi viaggi un po' wild, è stato bellissimo. Ah, qui ovviamente mostro il Parlamento e wow, ecco, pensavo non mi piacesse sinceramente, però mi ha stupito. La sede del Parlamento europeo, wow, in realtà è molto molto carina. La sera poi abbiamo visto altri due parchi, ci siamo imbattute, insomma purtroppo ecco, la luce era quella che era, però in realtà è stato bello vederli anche di sera. Saremmo dovuti andare di giorno, ma pioveva troppo e quindi ci siamo un po' rintanate a fare shopping selvaggio, che poi in realtà abbiamo comprato cioccolato tutto spiano, non che abbiamo comprato chissà che cosa. La sera siamo ripassati in questo parco bellissimo, bellissimo con tutte queste lucine e wow, quella era la nostra panchina dove ci eravamo fermate perché l'albero era, come si dice, era bello fitto e quindi ci siamo rintanate sotto. La sera abbiamo rivisto Grand Place, abbiamo rivisto un po' delle zone che avevamo già visitato ed è stato bellissimo vedere comunque Bruxelles anche sotto la luce notturna, molto viva come città, piena ma strapiena di italiani, vi giuro. Cioè non abbiamo mai avuto problemi di lingue perché comunque sia, cioè veramente per la maggior parte delle persone che vedevamo per strada parlavano in italiano. Poi la sera abbiamo mangiato questo hamburger barra bao, cioè non so come dirvi, buonissimo, veramente buonissimo e niente, poi ovviamente dopo la dormita, tra virgolette, la nottata in aeroporto, siamo ritornate in quel di Milano. Bellissimo questo paesaggio, è stato favoloso. Cioè ogni tanto mi addormentavo, ogni tanto mi svegliavo, facevo foto e video alle nuvolette. E il sabato poi siamo finiti al mercato europeo, il sabato scusatemi, la domenica, siamo finiti al mercato europeo e Marco ci siamo messi a magnare come non so cosa, cioè veramente abbiamo fatto schifo. E non contenta ovviamente del mio weekend a Bruxelles. E eravamo a Cesano. E veramente è stato però molto ma molto carino il mercatino europeo.